Io ho iniziato all'età di 4 anni alla Pro Palazzolo, che è la squadra del mio paese, e successivamente all'età di 10 anni sono andato al Brescia. Per 2 anni ho militato nel settore giovanile e successivamente mi sono spostato a Bergamo, dove tuttora gioco. Con la nazionale italiana ho avuto la fortuna di esordire in Under 15 ed è un ricordo che mi porterò sempre dentro di me. La prima volta che ho indossato la maglia azzurra, e per me era totalmente una cosa nuova, quindi è stata una fortissima emozione e anche grande soddisfazione. Poi devo dire che anche in Under 19, quando c'è stato le qualificazioni europee, quello è stato un momento importante perché si è formato un grande gruppo con tutti i nostri compagni e infine anche l'esordio ovviamente in maglia azzurra è stata una cosa bellissima, era il sogno di tutti i bambini. Quando ho ricevuto la prima chiamata sono stato veramente felice, ero in macchina con un mio amico e non riuscivo a contenermi dalla gioia, ho subito chiamato i miei genitori, perché veramente non potevo crederci, è stata una cosa molto inaspettata e infatti sono stato veramente felice per i 2 giorni successivi. La maglia azzurra è sicuramente una grandissima emozione ogni volta che la si indossa, è anche una soddisfazione, comunque è qualcosa che riconosce i meriti che comunque una persona ha, e per me è stato veramente un sogno poterla indossare. Ho esordito contro la Germania questo giugno e si era fatto male il nostro compagno Frattesi, e quindi all'ultimo mi aveva detto entri tu, quindi non ho avuto neanche, diciamo, la possibilità un attimo di realizzare, mi sono dovuto subito preparare, riscaldare per entrare. E però successivamente alla partita, seppur è andata male, stavo ripensando comunque a tutto il passato, alle trafile con la nazionale, quindi è stato veramente qualcosa di emozionante. I miei obiettivi futuri sono quelli di fare il meglio possibile, di migliorarmi sempre, imparare cose nuove dallo staff, dai miei compagni. E poi ovviamente quello di continuare a indossare la maglia azzurra. E mi piacerebbe vincere qualcosa con la nazionale, possa essere un europeo o un mondiale, però alzare una coppa con la nazionale sarebbe veramente un bel sogno.